Quindi, prima che i danni siano più alti, fermiamo i lavori e troviamoci. Così Raffaella Frattini, a tutela degli alberi, è la storica che conosce bene le vicissitudini delle piante di Villa Margherita, tanto da averci scritto un libro. Domani, nel frattempo, in giornata sarà completata la stampa delle cartoline da inviare al sindaco per chiedere la sospensione delle potature che intanto proseguono senza sosta. I residenti di Santa Maria del Rovere le troveranno nella buca delle lettere. Domenica, al Parco degli Alberi Parlanti, è previsto invece un incontro dibattito per fare il punto della situazione, a cui seguiranno visite guidate dell'area verde condotte proprio dalla stessa storica. E questo è uno scempio, perché noi non possiamo assolutamente fare uno spettacolo, un teatrino che è una meraviglia. Perché? Perché c'è continuamente rumore. Da lunedì questi continuano a tagliare, noi ci ritroveremo che è già rovinato. Flash mob nel parco, dibattiti sul posto, visite guidate, cartoline nelle cassette postali, in attesa che la prossima settimana, tra martedì 4 e giovedì 6, si riunisca la slittata commissione consiliare che deve affrontare la questione potature. Ancora una volta il concetto di partecipazione non viene gestito, non viene capito, e si confonde l'informazione con un minimo di contentino oppure con una serie di iniziative più o meno vaghe. Se nel Major Adapt che il Comune ha sottoscritto e firmato, e come Lega Ambiente partecipiamo al Foro Ambiente del Comune, c'è scritto che bisogna aumentare il numero di alberi per aumentare il benessere della città, è un controsenso che nel più bel parco della città se ne vada a togliere un terzo. Il Comitato Cittadino contro il taglio degli alberi di Villa Manfrin è pronto a tutto. L'incapacità di governare e di amministrare, non stiamo parlando di politica a livello nazionale, ma di amministrazione. Bisogna far tornare i conti, bisogna fare le cose per bene e rappresentare gli interessi dei cittadini.